Ricordiamo che questa due giorni è partita proprio sabato 12 marzo e ha visto le Jeep giungere nella città di Agropoli presso, ecco, la tua postazione lavorativa, quindi Auto Agropoli, Cilento Rent. Sì, in effetti con gli organizzatori abbiamo deciso, visto che molti fuoristradisti ci hanno raggiunto anche da fuori, insomma da fuori provincia, altre regioni, questo giustamente dura due giorni, quindi abbiamo deciso di adottare praticamente un primo step presso il mio autosalone, visto che ho la disponibilità del piazzale, insomma c'è lo spazio. Gli hanno dato una traccia su GPS, man mano che arrivavano, insomma, li abbiamo accolti, offerto il caffè, insomma, li abbiamo un po' fatti rinfrescare, abbiamo preso le prime iscrizioni e abbiamo approfittato per fargli fare un percorso turistico per Punta Tresino, Monte Tresino, insomma, chi non era della zona ha potuto anche apprezzare le nostre meraviglie, perché credo che questi eventi servano anche a questo, a dare... Diamo modo alle persone di conoscere le meraviglie cilentane. Che cos'è che hai in mano? Vedo un gadget molto utile, soprattutto in questo periodo che si parla tanto di preservazione dell'ambiente. Allora, essendo che insomma, sono sponsor di questo evento, ho deciso di dare omaggiare ogni partecipante con un gadget. E lì ho pensato, cosa facciamo? Ho cercato un qualcosa che magari, ecco, proprio a noi fuoristradisti potrebbe essere utile, buono per l'ambiente perché non è di plastica, soprattutto. E ho pensato a questa borraccina termica che sarà consegnata ad ogni equipaggio come un nostro omaggio e ovviamente sponsorizzata dal 24° raduno città di Acciaroli e i nostri loghi.